Ragazzi, buongiorno. Questa mattina va un po' così perché il meteo non è dalla nostra, però pensiamo sempre positivo e da quel che vedo ha quasi smesso di piovere. Ora tolgo il telo, gattone non entrare. Ricarichiamo la moto e si va. Oggi tappa abbastanza breve, moto spostata sotto la tettoia per poterla caricare con un po' di calma visto che ha ripreso a piovere. La dura vita del motociclista. Sei pronta? Sto ultimando. Sarà sempre top. Bagagli quasi fatti, stufa number one. Ora con calma carichiamo la moto e si va. È inutile dirvi che anche in questo caso, anzi soprattutto in questo caso, ci dispiace tantissimo lasciare questo posto perché l'abitazione è spettacolare, la location, il lugar, idem. La cifra che abbiamo pagato, rapporto qualità-prezzo, non è assolutamente alta. Quindi, se passate da queste parti lungo la carrettera Austral, sapete dove soggiornare. Tenerona che inizia ad essere veramente impresentabile. Ora possiamo veramente definirla una vera Globetrotter. Come la moglie. Più o meno. Ci dispiace un casino andarcene da qua, la verità è questa, ragazzi. Siamo stati 4 notti, per molti magari tantissimo tempo, per questo cambio di vita, per poter lavorare, per poter vivere e conoscere la gente è poco. Ma bisogna risalire perché qua sta arrivando il freddo, quello vero. È l'inverno, Giga. Ora si è coperto, ma vicino a Serro questa mattina la montagna era totalmente bianca. Questa notte acà ha nevicato. Tenerona carica, ora dobbiamo fare quella salita là di Ripio. Onde evitare di farla tutta con una ruota, non faccio salire Sara. Anche perché ho il dubbio di riuscire a farla con la moto carica da solo. Qualcuno che dal divano di casa scenda e mi dia una mano per salire. Venite! Indossi il casco. Salutiamo il Cerro Castillo che non si vede stamattina. Fra è arrivato e noi lo seguiamo. Il gattino è venuto a salutarci stamattina, gli abbiamo dato qualche biscotto. Ieri sera, nella fredda nottata, ha miagolato per lungo tempo. Gli avevamo già dato biscotti, quindi l'abbiamo un po' viziato. Ma d'altronde lo aspetta il lungo inverno e va bene così. Sento Fra che è già arrivato. All'inizio del sentiero era l'ojo El Bosque che conduce al Cerro Castillo. Senza Sara è tutta un'altra cosa. Anche se con la moto carica la sentivo che i ossi si impennava un po', ma la tenerona è grande. Chiaro che senza Sara è tutta un'altra cosa. Non è viaggio. Dove vai senza Sara? Andiamo a far benzina ora. Vamos. Salutiamo la casina dei due proprietari. Gestiscono questo posticino. Fra qualche giorno ripartono per il Sudafrica, dove vivono altri mesi. Quindi fanno la spola tra Cile e Sudafrica. Il Rio Ibáñez. Ho scoperto da poco che la parola rancho in spagnolo voglia dire ranch. È un po' la parola ranch in inglese. Sappiamo che gli spagnoli non hanno inglesismi nella loro lingua. Computer e computedora e ranch non potevano lasciarlo alla inglese, quindi hanno aggiunto una O, rancho. La lenta e sonnolenta Villa Cerro Castillo. Hola! Cambio gomme. L'aria è frizzante stamattina, non è freddo, cioè non tira vento, però è abbastanza fresca. Colazione per la tenerona. Appena ripartiti, nonostante siamo da qualche giorno qui in Cile, abbiamo sempre usufruito delle reti wifi, dei posticini dove andavamo. Francesco ha appena cambiato la sua scheda Movistar che avevamo preso arrivati a Porvenir. Non riusciamo bene a ricaricarla online. Adesso la ragazza ci ha indicato un posticino dove farlo qui a Villa Cerro Castillo, alla esquina, al lado della plaza. Si chiama Canito. Andiamo a vedere. Il supermercato è chiuso. Janito, eccolo. Ah, c'era il cagnolino che era in mezzo alla strada. Con questo faccino voi entrereste?
Ci proviamo, ci parliamo un attimo, vediamo come la pensa e poi... Dopo aver sistemato la scheda telefonica e anche qua video pippone, Sara si è voluta fermare sul ristorante prima di partire perché sapeva che da qua a Koyaake non avrebbe trovato nulla. E dato che ci chiedete spesso di cosa mangiamo, mangiamo sempre a casa, ma quando mangiamo fuori... Sandwich, ne avevamo ordinati due, poi siamo passati a uno solo vedendo quelli che portavano ai clienti, con churrasco, quindi carne alla brace, tomate e queso. Buon approveggio. Da due siamo passati a uno perché lo hanno scelto i signori del tavolo qua di fianco, avevamo visto che era enorme, ce l'avevamo un po' immaginato perché i prezzi sono alti, alti nel senso, con un sandwich del genere parliamo di circa 8 euro. Alla fine siamo tornati al signore, abbiamo detto da due passa uno, poi lo dividiamo in due. Dite la verità, state aprendo il friorino. Il pane è quello che è, a cui ormai il Cile ci ha abituato, schiacciato, aperto, è sottilissimo, quindi non troppo pane. Alla fine gli abbiamo chiesto anche il caffè muy pequeño, è arrivata felicissima che ce l'aveva fatto cortissimo. Caffè a parte di cui la proprietaria è stata super felice perché era pequeño. Sì, che poi non era neanche cattivo a dir la verità, anzi era buono, però era un caffè lungo, ecco. Si riparte da Villa Rica, dove abbiamo capito che qua sono i più ricchi di Villa Cerro Castillo perché hanno cabaña, ristorante e supermercato. No, è che a qualsiasi cittadino tu chieda, incontrandolo per la strada, dove poter trovare schede telefoniche, dove poter mangiare un buon sandwich, dove poter comprare acqua naturale, ti dicono Villa Rica, Villa Rica. Comunque ho ripreso la Tenerona stracarica, quanto è dura guidarla, ma soprattutto quante ne deve sopportare. Che grande moto, quasi 11.000 km al tagliando, me lo chiedete diverse volte, come sei messo con i tagliandi? Un po' più a nord devo trovare una sistemazione per cambiare l'olio, magari lo faccio io, poi vedremo. Nel frattempo il Sierra si è scoperto dalle nuvole, ci accingiamo a lasciare Villa Cerro Castillo sotto un cielo nuvoloso che quasi darebbe l'idea della neve. Koyaake, 94 chilometri. Gli alberi iniziano ad assumere, anche solo sulle punte, dei riflessi un po' arancioni, marroni arancioni. E l'autunno è alle porte. Primo tornante. Guardate che spettacolo, ma...
fermi al Mirador Cerro Castillo, un punto panoramico bellissimo e famosissimo, nel quale vediamo che la strada si snoda serpeggiando. In fondo il Cerro Castillo e il rio Ibañez. Fermi al Mirador di Cerro Castillo abbiamo incontrato un signore spagnolo e la sua compagna messicana. Stanno facendo questo giro. Si sono imbarcati qua e sono arrivati fino al Cile. Sono in giro da maggio 2022. Ci stanno dando adesso delle indicazioni per il cambio delle gomme a Osorno, come ci aveva indicato Davide Biga. Antero, ok, 3-0. Pantaglia, cattura. 3-0, 3-0, 246. Stanno anche accordandosi riguardo ai prezzi, al precios. Montaggio, 10.000 per pneumatico. Un momento. Fammi una foto con ellos, che non l'abbiamo visto. Una foto con Vitin insieme a noi. Vale, perfetto. Vale. Buona ruta. Gracias a ustedes. Ciao. Vitin di Barcellona, la sua compagna Monica, messicana. Ci terremo in contatto perché hanno anche delle informazioni da darci. Sono in giro da un anno, hanno fatto Asia, si sono imbarcati, sono arrivati in Sud America e lui sta viaggiando dal 2015. Stiamo evidentemente salendo di quota, siamo quasi all'altezza della neve di stanotte. Non abbiamo cambiato i guanti per una questione di praticità. Si inizia a sentire freddo sulle mani. È venuta giù la montagna. Guardate i picchi delle vette che ci sovrastano. Dal Mirador Cerro Castillo, dove ci siamo fermati, abbiamo incontrato Vitin e la sua compagna. Era visibile il rio Ibañez che bagna la città di Villa Cerro Castillo e che avevamo a pochi metri dalla nostra cabagna in questi giorni. Alle 18 del 17 agosto 1971 eruttò il vulcano Azzon dopo 200 anni in cui era stato dormiente, e il materiale vulcanico che buttò fuori, oltre al fatto che il rio Ibañez scorre su un territorio quasi completamente pianeggiante, fece sì che il fiume cambiasse il suo corso e invadesse quello che era stato fino ad allora un bosco fiorente. Nel 91, precisamente 20 anni dopo, si ripropose lo stesso problema, di nuovo con l'eruzione del vulcano Azzon, e gli ecosistemi che la lava vulcanica invase cambiarono totalmente. Ecco perché, arrivando alla cittadina di Villa Cerro Castillo, abbiamo incontrato El Bosque Muerto, delle piante che sono state raggiunte dall'acqua del fiume e che sono morte per asfissia. Il Cerro Castillo, che invece sovrasta la cittadina, è formato da tre guglie, tre vette che raggiungono tutte e tre i 2700 metri, e il Parco Nazionale Villa Cerro Castillo, che si può visitare, è stato istituito nel 2017, giovanissimo. Carolina, la ragazza della cabagna, ci ha informato che il cammino verso Villa Cerro Castillo, il cui sentiero partiva poco distante dalla nostra cabagna, dura circa 4 ore. Per chi volesse farlo, si arriva ad una laguna e è muy hermoso. È l'immagine perfetta, montagna e fiume che scorre di fianco alla strada. È l'immagine perfetta di Francesco. Sono appena passati i nostri amici Vitin e Monica. Buon viaggio! Come per magia, guanti cambiati, perché alla fine non abbiamo più resistito. Ora con questi si sta molto meglio. Questa strada sembra pubblicizzare la stagione autunnale. 7 km al pavimento diverso, va a Empezar el Ripio. Siamo sempre nella Ruta 7, Carretera Austral, Cile. Sono luoghi estremamente suggestivi, molto particolari. Quando vedo un luogo che mi piace, cerco sempre di pensarlo alla sua massima potenza, cioè cerco di immaginarlo nel suo periodo migliore, d'estate o quando i colori si accendono. In realtà ci siamo, perché questa è la loro estate, però è un'estate anomala, guardata coi nostri occhi. Appena iniziato il ripio,
comunque sembra messa abbastanza bene. Ma era un pezzettino solo, grande! Precauzione, 11 grammi di pavimento nel messo male, è male stato. Ma io dico, invece di mettere il cartello, se la sistemiamo la strada, non è meglio? Fatemelo sapere anche voi nei commenti, come la pensate? Non è meglio sistemare la strada piuttosto che mettere i cartelli? Forse costa un po' meno mettere il cartello, forse. Forse saranno tutti tratti brevi, ripio asfalto, come Beppe, Vania e Valeriano ci avevano anticipato. Staremo a vedere. Chilometri da Coyhaique, stavamo dicendo con Francesco, questa non sembra neanche più la carrettera Austral alla quale eravamo ormai abituati, strade strette e sterrate, sembra una strada grande e addirittura intorno i paesaggi a tratti richiamano quelli del nostro paese, l'Italia. La differenza la fa sempre la stessa caratteristica, è il tamagno, la dimensione, l'infinito. Si è alzato un vento pazzesco, ma ci sono delle buche che se cadi dentro ci rimani con la tenerona e tutto. Rallentiamo perché te ne accorgi all'ultimo e se la prendi in pieno penso che ci lasci cerchio e quarto salto. Guardate. La città dei cani. Bienvenidos a El Blanco. Río Huemules, che prende il nome dal cervo di queste zone tra Cile e Argentina, purtroppo in via d'estinzione, specie protetta. Questo passaggio sembra un omaggio alla strada che conduce ai nostri sibillini, dopo Urbisaia, non so se avete presente, se non avete presente andateci. I colori delle rocce di queste montagne sono unici. In fondo sempre loro, sempre imponenti e innevate, le Ande. Coyhaique, 16 km. Siamo in questo momento a Valle o Valle Simpson. Sembrano delle cittadine un po' più vive, un po' più dinamiche. Siamo infatti vicino a Coyhaique, il capoluogo della regione dell'Aysén. Quindi in data marzo 2023, se partite da Coyhaique, direzione sud, Villa Cerro Castillo, la strada è praticamente totalmente asfaltata. Vitin e Monica, in un attimo di pausa alle cascate. Sembriamo ormai lontani anni luce dalla Patagonia profonda, in realtà ci siamo ancora dentro. La montagna che è franata anche in questo tratto. Siamo a Coyhaique, prime aziende, primi capannoni che rivediamo dopo mesi. Non crediamo ai nostri occhi, siamo anni luce da dove eravamo. Non sappiamo se esserne contenti, se rimanere stupiti o se dispiacercene. Non lo sappiamo. Siamo tornati a cui i nostri occhi erano abituati da casa. Sembrano ormai sconosciute queste cose. Addirittura aziende, è incredibile. Al mondo esistono anche delle aziende, esistono delle città industrializzate, poi industrializzate, però rispetto al resto della Patagonia un monton. No ragazzi, questo è troppo. Capannone, Mercedes, Benz, Kaufman,
cioè è esagerato. Non mi capacito che vi sto mostrando addirittura capannoni industriali, cioè incredibile. Ragazzi, dobbiamo condividerlo con voi. Oltre al fatto che non abbiamo più incontrato ripio al quale ci eravamo preparati, addirittura pavimentazione, cioè sono dei pazzi, o ripio o asfalto con buche, oppure addirittura pavimento con dei mattoncini piccoli che neanche i San Pietrini. Siamo in una traversa di Coyhaique, da questa angolazione simile a Puerto Natales, non so per quale motivo, però me la ricorda. Legna per la stagione più fredda. 3 minuti alla struttura, 1,7 km. La dueña della struttura ci ha detto che stava leggermente fuori, però non costava molto e a noi piace camminare, quindi ci siamo detti guardiamo il rapporto qualità-prezzo e alla fine abbiamo scelto questa struttura che, guardando Coyhaique sulla cartina, si trova proprio all'inizio della periferia. Qua sulla destra dovrebbe essere, non so se la strada è questa. Sì, ma dovrebbe essere qua perché è tutto chiuso, un condominio chiuso. Non so se dobbiamo chiedere alla portineria ora. Senza chiedere nulla ci hanno aperto. Là. Al finale sono 405, ok, grazie. Chiave appena presa, io entro con il casco messo, noi lo usiamo insieme. Oh, caldissimo, bellissimo, troppa roba. Tutto scaricato, ora si parte a piedi. Sì, bisogna andare a fare la spesa, passeremo però anche da... passeremo anche dalla panaderia, intanto partono video senza essere autorizzati, poi andremo a fare la spesa, stasera carne. Ci sono 7-8 gradi fuori, è freddissimo, un'aria gelata come a gennaio a Corridonia, quindi ci dobbiamo coprire, dobbiamo mangiare calorie e sì, va avanti. Poi il room tour della casa. Anche se a molti di voi non gliene frega una mazza, lo facciamo uguale perché in tanti ce lo chiedete. Che dobbiamo fare? E anche se ad alcuni di voi non piace la mia cuffia, io la metto uguale. Perché abbiamo solo questa. Vamos! È un complesso residenziale nuovo, ovviamente con gli standard del Sud America, però molto funzionale. Chiave all'interno quando arrivate, per fare il check-in totalmente in automatico e anche il check-out. Dai, Isa! Arrivo! Mamma mia! Ignoranza. Appunto. Questa volta ci sono le tende perché, essendo un complesso chiuso, se vede de todo. Chiave ce l'hai tu? Sì, presa. No, è uscito il sole. Da quanto tempo non vediamo il sole? Ci fa male agli occhi questa luce. Scale, perché l'ascensore non c'è. Poi al ritorno copriamo la tenerona con il telo, perché ho visto che da domani il tempo dovrebbe migliorare. Esce il sole e si alzano le temperature, finalmente. Abbiamo controllato i supermercati della zona, il più fornito dovrebbe essere a circa 2 km, quindi un quarto d'ora di cammino. Quella struttura grande che abbiamo visto arrivando, per cui abbiamo detto cavolo, Coyhaique non assomiglia all'altra cittadina dove siamo state per via di quel supermercato, quindi ci dirigeremo lì. Complesso condominiale chiuso, quindi la tenerona, anche se all'aperto, super sicura. In questo momento piove e c'è il sole. Guarda che vista in fondo. Guardate queste vie super caratteristiche. Quello che stiamo vedendo è che Coyhaique si sviluppa su due livelli, cioè la parte bassa e la parte alta in collina dove siamo ora noi. E le cassine colorate di quel quartiere sembravano quasi chalet da spiaggia. Mi stupisco del fatto che non abbiano così tanta cura qui a Coyhaique dell'erba. Strano, strano. Arrivati! Siamo all'Iper! Primo centro commerciale dopo circa 70 giorni! Non è che ci mancano, però siamo curiosi di vedere se all'interno c'è de todo come da noi. Perfetto!
ferro all'ingresso del supermercato. Ci sei? Sì. Via, andiamo. All'interno c'era de todo, similare a un centro commerciale dalle nostre parti. Ecco come si torna alla struttura. Lo zaino è pieno di bibite, cioè acqua, le cose più pesanti. Io con la mia solita sacca. Ora 2,1 km quasi tutti in salita e andiamo a cucinare il lomo. Ho preso una chicca per colazione, non so se ci arriverà a colazione, poi ve la mostro quando arriviamo nella casa. Sempre muy calorica, ma buonissima. Il traffico, anche se sono le 8 di sera, è tantissimo. La giornata di oggi, per quanto la tappa sia stata corta, è stata come uno Stargate, una porta che ci ha portato in un mondo parallelo. E questa vita frenetica stanca, ragazzi. Stanca. Onestamente siamo anche un po' provati dal freddo. Ho controllato sull'app, questa notte dovremmo scendere vicino agli 0 gradi. Abbiamo una fame pazzesca. Da oggi siamo con quel panino barra focaccia che avete visto, tra l'altro diviso in due. Esattamente. Comunque ogni volta che esco dal supermercato cileno ho un po' un dolore al cuore, perché abituati ai prezzi argentini qua, ragazzi, è tutt'altra musica. Abbiamo fatto scorte, magari non riusciremo a sopperire i 5 giorni che stiamo qua, 4 notti, ma abbiamo speso 68.000 peso cileni, che a grandine corrispondono a circa 80 euro. Tanta roba, ragazzi. Non l'abbiamo mai fatto, ma promesso che lo faremo. Voglio condividere quanto costa una vita del genere, dove si può risparmiare e dove invece si fa fatica a risparmiare. Poi ovviamente, se avete una moglie che mangia meno della mia, siete a cavallo. Ecco, voi la vedete così friciolin, ma questa consuma più di un Porsche Cayenne, ragazzi. Tra l'altro anche Cayenne Turbo. Inizia la salita e scende la notte. La sala procede imperterrita, senza la più piccola esitazione. Arrivati! Quasi notte fonda, ma con Despacio ce l'abbiamo fatta. Mi sentite col fiatone? Ma non è mancanza di allenamento, è mancanza di cibo. Pensiamo positivo, sempre, sempre. Porteria, no portineria, porteria. Ora si sale in casa, poi scendo a coprire la tenerona. Eccola là. Ci sei? Ancora risponde, Sara. Ah, sei stanca, vuoi dire che sei stanca? Eh? Resistito. Anche oggi chiudiamo la giornata con circa 5 km di cammino, però belli carichi. Quando ero più giovane, avevo la barba nera, mi allenavo con lo zaino e un po' di pesi sulle spalle. Ora Sara, all'età di 42 anni, lo fa dall'altra parte del mondo. Ok. Abbiamo un vicino di casa che ha... Ah, il braccio! Abbiamo un vicino di casa che ha sul suo tappeto la scritta Welcome Bitches. Certo. Andatevi a vedere cosa significa. I vicini che tutti vorrebbero avere. La nostra casina super profumata. Poi se riusciamo vi facciamo vedere anche cosa mangiamo. Sara lungo il cammino mi ha detto: ma se non facciamo la carne facciamo il pesce? D'altronde oggi il panino era con churrasco, quindi con carne cotta alla griglia. Si cambia. E la cena è servita, guardate la verità, di la verità. La verità è che mentre tutti fanno vedere dei piatti fighi, noi impazienti per la fame ci siamo mangiati il contorno. Però, detto questo, guardate il contorno, le molliche di pane sul piatto. Sì, accontentatevi del filo d'olio d'extravergine di oliva che vedrete scendere sul piatto. Francesco, non lo sentite, ma mentre mi riprende l'acquolina in bocca. Eccomi ragazzi, questa è la triste realtà, triste o felice che sia non lo sappiamo, però è la nostra realtà. Ciao ragazzi. Baby, for love, oh, oh.
questa mattina si sciala pieno colmo di crema. Quella comunque era l'esagerazione a cui Francesco aveva preparato ieri sera. La bomba. Se magna.